Siamo con Coach Piroleca. Coach, continua il tour de force della Top Secret dopo la sconfitta a Rieti di mercoledì. Si tornerà già in campo domenica per un'altra partita contro Chieti molto importante. Quali sono i temi della sfida e che gara ti aspetti? La gara sarà difficile. Sicuramente è molto importante questa partita. Cercheremo. Volevamo chiudere il discorso playoff sicuri a Rieti. Per 30 minuti siamo riusciti, dopodiché abbiamo avuto quel calo che ci è costato la vittoria uscendo senza punti. E adesso siamo a casa nostra, giochiamo una partita della vita perché vogliamo a tutti i costi provarci per arrivare quinti e iniziare un percorso sicuro di playoff e senza che dipendessero dopo da altri risultati nella discorso d'orologio. La partita sarà dura, loro sono migliorati molto con i innesti di Graziani e hanno trovato un'altra dimensione. Miluzzi è cresciuto molto, l'arrivo del coach gli ha dato un'altra identità. Sono lunghi, cominciano a girare 10 giocatori ogni partita, però dobbiamo concentrarsi più a noi. Noi quando abbiamo i cali è il problema nostro e più che merito degli avversari. Adesso sta a noi la responsabilità di cercare di fare di tutto in quei 40 minuti e dopo di cominciare a programmare il futuro prossimo dall'orologio del 25, ma poi abbiamo un'altra partita a Ravenna senza dimenticare. Ecco, la cosa che ci mette un po' in difficoltà è il fatto che da molto tempo stiamo giocando in 3 giorni e questa continuerà. E dosare un po' i tempi di riposo, di lavoro, e per la prima volta ci capitiamo in questa situazione così a lungo termine, però è un'esperienza in più, è stimolante. E stiamo facendo straordinario a livello di staff perché i miei ragazzi giocando ogni 3 giorni si fa 16 ore tra video e tutto al giorno, non c'è tempo di fare niente e per il resto, però ecco, questa è la cosa che dobbiamo fare nel momento che inizia il campionato. È importante che noi ai nostri giocatori li mettiamo in condizioni di essere più preparati possibili. Dopo, sai, io sono la guida, io sono il capitano, il comandante che dico le direttive per come si mette la nave nel porto. I marinari dopo portano la nave nel porto, ecco, delle volte ci riescono, delle volte non ci riescono, però noi siamo tutti nella stessa barca, remiamo tutti dalla stessa parte e venderemo cara la pelle, come abbiamo detto sempre ai nostri tifosi, al nostro club, perché è questa la nostra identità. E qualche volta sbagliamo, ma fa parte di questo gioco, e stiamo analizzando il perché dei cali fuori casa, ma anche lì non abbiamo le risposte precise, però lavoriamo per essere più continui. Hai accennato a Chieti che ha inserito alcuni giocatori in corso d'opera, resta una squadra che insomma nelle ultime 5 ha un record di 3 vinte e 2 perse, quindi una squadra che ha fatto bene, americani importanti, Williams su tutti, e anche giocatori italiani esperti e non solo, molto interessanti. No, loro, ho detto, sono completi in tutti i ruoli. Adesso stanno giocando con Williams da playmaker e Soroka sta facendo un campionato importante. In più anche Bozzetto, insomma, ti dico, la differenza è stata l'esplosione di Miluzzi, perché è uno che un giovane che fa 13 punti di media in A1, come la prima volta che lo fa, è stata una bella scoperta per loro, hanno scommesso, sono stati bravi. E l'arrivo di Graziani da Tortona, uno che sta viaggiando 10-12 punti di media, così non si sente anche la mancanza di Santiangeli, perché la squadra è lunga e c'ha cambi buoni di qualità in tutti i ruoli. Per questo sarà difficile, ma sarà anche stimolante di provare a mettere in difficoltà. Le chiavi immaginiamo le solite, un buon approccio sicuramente, limitare le palle perse, una difesa ovviamente dura. Quello delle palle perse molte volte si verifica che quando arriviamo a un certo numero anche la partita non la portiamo a casa, e è un dato di fatto. E noi cercheremo
di non snaturarsi, di mettere un po' di più di pressione sulla palla e controllare i loro esterni, perché da lì si innescano anche i lunghi, però dobbiamo utilizzare i nostri lunghi per cercare di mettere in difficoltà loro, come facciamo sempre, e dopo, come seconda opzione, cercare con Kenny, con Panni e con AJ di prendere la responsabilità con del momento. Zampini deve continuare la sua crescita, non si deve mai fermare, e aspettiamo dai nostri giovani che fanno un passo in avanti.